Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in collaborazione con la Raffaello Editori. Vi facciamo vedere qualcuno dei contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte. Metto il link per acquistarlo in descrizione, qualora foste incuriositi da questo magnifico testo di cui ho curato moltissimi contenuti digitali. Ciao, io sono Ombretta e oggi sono qui per approfondire le matite colorate. Cosa sono le matite? Piccolissimi fusti in legno all'interno dei quali è custodita una mina composta da pigmento colorato e cere, che emulsionati insieme e fatti essiccare costituiscono appunto la parte colorata della matita, la mina. Ci sono diversi tipi di matite colorate, non tutte le matite colorate infatti sono uguali. Ognuna di loro rilascerà un tratto differente, sia per tonalità di colore che per grassezza del tratto. Anche le matite colorate si differenziano tra secche e morbide. Ci sono delle matite colorate appunto più dure, che rilasciano un tratto più secco, meno sfumabile, e delle matite colorate più grasse, che rilasciano un tratto appunto più morbido, grasso e maggiormente sfumabile. Ogni matita avrà un grado di durezza differente dall'altra. Questo dipende dalla quantità di cera che è miscelata insieme al pigmento, di cera o di olio, perché ci sono delle matite che sono miscelate a cera e ci sono delle matite che sono miscelate con degli oli. Vi suggerisco di scegliere sempre matite grasse, perché sono quelle che si sfumano meglio, che riescono a miscelare bene i toni tra loro e che riescono ad arrivare in ogni parte del foglio, anche lì dove ci sono quei buchetti odiosissimi che non si riescono mai a colmare di colore. Naturalmente le matite secche servono per dei disegni magari più tecnici, dove il colore deve essere più controllato e meno sfacciato. Ci sono anche altre matite colorate, ci sono le matite colorate a carboncino e le matite colorate acquerellabili. Le matite colorate a carboncino hanno un tratto molto pulvirulento, lento e molto sfumabile, mentre le matite acquerellabili si comportano da asciutte come delle matite colorate grasse e comuni, mentre nel momento in cui andate ad addizionare con dell'acqua vedrete che la loro pasta si fluidificherà sul foglio, creando proprio l'effetto acquerellato. Sono molto difficili da usare, perché se volete acquerellarli dovrete usare una quantità minima di colore per poi potervi permettere l'effetto trasparente tipico delle matite acquerellate. Se invece metterete troppo colore, nel momento in cui andrete ad acquarellare vi verrà fuori un pastone di colore troppo denso, difficilissimo da diluire e da acquerellare. Quindi molta cautela nell'immissione del colore quando usate le matite colorate acquerellabili se volete un effetto acquerellato delicato. Come si usano invece le matite colorate normali? Si usano principalmente per sovrapposizione tonale. Cosa significa questa strana parola? Significa che i toni delle diverse matite devono essere sovrapposti l'uno all'altro. Il colore si deve passare in maniera uniforme e deve essere sovrapposto uno strato all'altro fino alla saturazione del foglio, fino a quando il foglio non riuscirà più a trattenere il colore stesso. Per sovrapporre strato di colore su strato di colore dovrete essere molto delicati, passare la matita in maniera molto leggera e soprattutto non andate troppo veloci quando colorate, perché la velocità di tratteggio farà sciogliere la cera contenuta nella mina e questo formerà una patina sul foglio che non vi permetterà quindi l'apposizione di ulteriore colore, perché renderà il foglio totalmente impermeabile. Quindi colorate con calma, colorate con metodo, in maniera tratteggiata o in maniera arrotondata come vi sto facendo vedere adesso, ma colorate lentamente e sovrapponete i toni gli uni agli altri fino a che non siete arrivati alla gradazione di colore che desiderate. Anche le matite colorate naturalmente possono essere usate in maniera tratteggiata per dare delle campiture di colore un po' alternative, dei chiaroscuri molto più movimentati che non quelli sfumati. Questo dipende dalla tecnica che volete usare e dal gusto personale. Quando colorate cercate di non arrivare subito al tono massimo della matita, perché questo porterebbe a una saturazione immediata del colore e non vi consentirebbe di miscelare il tono con altre tonalità, e questo lascerebbe il colore un po' povero, scarno di toni. Invece andate piano piano ad aggiungere colore su colore e magari miscelate tonalità diverse per arrivare a quella giusta.
Il supporto. Le matite colorate si usano su fogli di carta o cartoncino. Tutti i fogli sono ottimi per essere utilizzati sulle matite colorate, a seconda dell'effetto che desiderate. Su un foglio liscio avrete un effetto a patina. Il colore sarà più disteso e meno movimentato. Su un foglio ruvido invece avrete un effetto più caldo, avrete un effetto più ricco, ma dovrete stare attenti a saturare molto bene il colore sulla pagina, cioè a riempire tutti quei buchetti che sono tipici del foglio ruvido. Esiste anche il foglio semiruvido, che è una via di mezzo e che è quello che vi consiglio per i vostri disegni, perché è più facile da gestire. Esiste anche una matita molto importante da usare con le matite colorate, che è il blender. Il blender è una matita trasparente, quindi incolore, che è fatta della stessa sostanza del medium delle matite colorate. Vi ho detto che le matite colorate sono fatte da pigmenti, cere o oli miscelati insieme e fatti essiccare. Il blender è una mestica di quelle cere o di quegli oli contenuti nelle matite. Blender significa appunto miscelatore. Come dice il nome stesso, questa matita serve per miscelare i colori tra di loro, serve per stenderli totalmente sul foglio, per andare ad occupare tutte quelle zone non colorate e per stendere benissimo il colore e miscelare i toni tra loro. Al posto delle matite blender potete utilizzare anche la paraffina liquida. Questo porterà ai vostri disegni, una volta completati, una patina di armonia, unità e lucentezza davvero straordinaria. Quando temperate le matite, conservate la parte della mina in cofanetto porta utensileria. Sono quei cofanetti che hanno quegli scompartini separati l'uni dagli altri. Andando a temperare e versare solamente la parte di mina all'interno di quelle vaschette, vi creerete delle vaschette con della polvere di matita colorata, utilissima per andare a sfumare sui vostri disegni. È un piccolo escamotage che vi sarà veramente molto utile quando dovrete colorare campiture molto ampie. Il tratto della matita viene cancellato comunemente con la gomma siliconica, quella che abbiamo tutti nell'astuccio, con la gomma pane se il tratto non è troppo pesante, o vi consiglio di utilizzare la gomma elettrica quando invece avrete a posto già una quantità enorme di colore, perché la velocità della gomma elettrica è l'unica che riesce a scalfire la patina di cera e pigmento rilasciata dalla matita. Oppure potete usare la matita a gomma, questa con un po' di pazienza riuscirà a rimuovere parte del colore a posto senza fare troppi danni sul foglio. Vi consiglio di conservare le matite colorate non negli astucci in latta con cui vengono vendute o nelle scatole di cartone, perché portandole in giro con voi queste subiscono dei micro traumi sbattendo o sulle pareti della scatola di latta o tra di loro nell'astuccio di cartone. Invece vi consiglio un astuccio morbido, di quelli che vendono comunemente in tutte le cartolerie, con il proteggipunta. Questo assicurerà alle vostre matite uno stato di salute migliore, perché non sbattendo tra di loro durante gli spostamenti le mine non si frantumeranno e i vostri colori dureranno molto di più. Quando spezzate le mine delle vostre matite, non disperatevi e non buttatele. Utilizzate una matita reggimina per poter portare a termine la punta che è stata spezzata senza ulteriori sprechi. Spero che questi suggerimenti vi siano stati utili. Mi raccomando, metteteli in pratica e soprattutto andate a sperimentare con le vostre matite colorate tante tecniche nuove per divertirvi disegnando. E io vi aspetto per il prossimo capitolo. Ciao!